Salve a tutti, sono le 12 del 20 novembre 2020 e diamo inizio alla settima edizione di Libriamoci nelle scuole 2020 con una iniziativa che ha il titolo di Maratona dei libri e della lettura contagiati dalle storie. Come ogni anno la nostra scuola, il nostro istituto Algeri Marino partecipa a questa iniziativa nazionale e come ogni anno siamo riuniti in un'aula che è l'aula seminari della scuola. Ma quest'anno in realtà siamo soltanto in due. Ci sono io, Amalia Cocco Pinelli, la referente di questo progetto, e la professoressa Agnese Verdecchia, che mi sta riprendendo. L'aula è praticamente vuota. Sapete che è vuota per l'emergenza sanitaria, ahimè. Ma lo sarebbe stata comunque perché quest'aula non avrebbe potuto contenere tutti i partecipanti a questa iniziativa. Quest'anno siete stati tantissimi, tantissimi lettori che hanno inviato i loro video, alunni, insieme ai loro insegnanti, quindi studenti e studentesse singoli, singolarmente, e i docenti, il personale della segreteria, i collaboratori scolastici. Veramente avete partecipato in tanti della nostra famiglia dell'Algeri Marino. E voglio dare inizio a questa maratona, ovviamente, e prima però devo ringraziare, un ringraziamento particolare va proprio ad Agnese Verdecchia, che è la collega che ha permesso di realizzare anche a distanza questo progetto. Senza di lei non sarebbe stato possibile, ha messo insieme, ha montato i tantissimi video che ci sono pervenuti. E naturalmente ringrazio la nostra preside, Costanza Cavaliere, ed è proprio lei che darà inizio a questa lunga maratona con la sua lettura. Quindi buona visione e buona lettura a tutti noi. Preferisco il cinema, preferisco i gatti, preferisco le querce sul fiume Varta, preferisco Dickens a Dostoevskij. Preferisco me che vuol bene alla gente, a me che ama l'umanità. Preferisco avere sotto mano ago e filo. Preferisco il colore verde. Preferisco non affermare che l'intelletto ha la colpa di tutto. Preferisco le eccezioni. Preferisco uscire prima. Preferisco parlare con i medici d'altro. Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio. Preferisco il ridicolo di scrivere poesie al ridicolo di non scriverne. Preferisco in amore gli anniversari non tondi da festeggiare ogni giorno. Preferisco i moralisti che non mi promettono nulla. Preferisco una bontà avveduta a una credulona. Preferisco la terra in borghese. Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori. Preferisco avere delle riserve. Preferisco l'inferno del caos all'inferno dell'ordine. Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine. Preferisco foglie senza fiori a fiori senza foglie. Preferisco i cani con la coda non tagliata. Preferisco gli occhi chiari perché li ho scuri. Preferisco i cassetti. Preferisco molte cose che qui non ho menzionato, a molte pure qui non menzionate. Preferisco gli zeri alla rinfusa, che non allineati in una cifra. Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale. Preferisco toccare ferro. Preferisco non chiedere per quanto, ancora e quando. Preferisco prendere in considerazione perfino la possibilità che l'essere abbia una sua ragione. In giacca no, non mi ci vedo, troppo formale. Prova la felpa bordeaux, ma no.
Che mi è saltato in mente? Non adatta, assolutamente non adatta all'evento, stupido che sono. Provo un maglioncino, verde scuro. Un maglioncino di lana, semplice semplice, potrebbe rappresentare il giusto compromesso. Vediamo. No, non va bene, questo colore mi ammazza. Provo il maglioncino viola, quello con i polsini neri che ho comprato in saldo l'anno scorso. Se non altro, farà meno anonimo. Tutto tranne che anonimo stasera. Ma ti riprendi? Viola con i polsini neri? Scelta da nerd. Fatto e finito. Escluso. Prova il cardigan blu con la camicia bianca alla coreana. Oh, adesso dovremmo esserci. Classico ma originale. Alessandro fissò ancora una volta la sua figura nello specchio interattivo con tutte le immagini precedenti salvate sul lato destro. Malgrado le tante prove virtuali, o forse proprio per colpa loro, continuava a vedersi come un perfetto ebete. Un ebete fin dentro il midollo. Provò quasi pena per se stesso. Come avrebbe potuto presentarsi alla festa dell'abbinamento e dare un'immagine di sé sicura e decisa se non era nemmeno in grado di scegliere come vestirsi? La ragazza perfetta lo stava aspettando e, per colpa di quell'insensata esitazione, rischiava di vagolare a vuoto, spersa e delusa, nella palestra della scuola, trasformata per l'occasione in sala da ricevimento. Un chiaro caso di mancato abbinamento, perché con uno così, chi avrebbe mai voluto mettersi? L'assistente domestico che regolava la domotica, direttamente collegato a Mira, si illuminò sul comodino. Alessandro si voltò a guardarlo, stralunato. Chissà che ora si era fatta. È il momento di uscire. Ti auguro una magnifica serata e nel contempo ti ricordo il tuo codice. 8361. Era il promemoria che aveva richiesto quella mattina. Che scrupolo inutile. A furia di ripeterselo aveva imparato a menadito il codice. 8361. Non se lo sarebbe mai scordato. 8361. Il numero magico, il biglietto vincente della lotteria, la combinazione che avrebbe aperto la cassaforte del suo cuore. O magari anche no, però gli avrebbe comunque fatto passare una serata memorabile tra musica, cocktail, compagni e sorprese. Sempre se fosse riuscito a trovare l'abbigliamento giusto e uscire per tempo, ovviamente. Con una sbirciatina all'annuario della scuola, ora che ne conosceva il nome, avrebbe forse potuto identificarla. Ma perché rovinarsi la festa? Il fatto che l'abbinamento avvenisse alla cieca rendeva la serata ancora più intrigante, con quel pizzico di mistero in più che non guastava. Un mistero senza brutte sorprese, però. Tutte le scelte che lui aveva compiuto in rete, tutti i like messi alle foto dei suoi contatti, tutti i sondaggi cui aveva partecipato in cambio di crediti per fare acquisti online, tutti i video scaricati e le serie TV seguite, avevano permesso a Mira di elaborare un suo profilo così preciso ed esatto che lui stesso non avrebbe saputo fare di meglio. Mira riusciva sempre a trovare il compagno più adatto, perché sapeva tutto di tutti. Di lui, ad esempio, oltre a certe cose molto private che avrebbe preferito non conoscesse, sapeva che era maschio, aveva da poco compiuto 17 anni, suonava il basso elettrico, era stato tra i top 100 a giocare a Sing War prima di stufarsi e mollarlo di punto in bianco, odiava il sushi e la carne cruda, andava pazzo per il messicano super piccante, ma soprattutto gli piacevano le ragazze. Tantissimo gli piacevano, le rosse in particolare. Ecco, magari Mira non sapeva perché fosse così fissato con i capelli rossi, però gli piacevano da sempre, fin dalla scuola dell'infanzia o persino da prima. Probabilmente aveva avuto una babysitter con i capelli rossi di cui si era innamorato. Ecco, sì, era l'unica spiegazione plausibile. Certe cose si fissano in testa da piccoli e non se ne vanno più. Oddio, non che non gli piacessero anche le altre ragazze, ma trovava che le rosse avessero una marcia in più. Se poi si aggiungevano anche un paio di occhioni verdi, c'era davvero da uscirci di testa. La festa dell'abbinamento era organizzata dalle scuole superiori per tutti i cuori solitari degli ultimi 2 anni che desideravano incontrare una possibile anima gemella. Inizialmente era un gioco, un'occasione speciale e divertente per conoscersi meglio, però spesso sfociava in qualcosa di importante. Quante coppie si erano formate proprio grazie a quell'evento?
In realtà Alessandro non aveva problemi a trovare una ragazza. Più di una a scuola gli aveva fatto trasparire un chiaro interesse nei suoi confronti. Qualcuna era stata anche esplicita. Eppure, alla fine, aveva sempre trovato un motivo per non legarsi. Veniva difficile anche a lui spiegarne le ragioni, però gli bastava un dettaglio per rovinare tutto. Non era solo una questione di aspetto, poteva infatti rispecchiare tutti i canoni: capelli rossi, occhi verdi, fisico da urlo, ma non andare bene lo stesso. Certo, se era bella meglio, ma non era sufficiente, doveva avere anche qualcosa da dire. In cuor suo contava davvero che Mira quella sera avrebbe fatto bene il suo lavoro, proponendogli una ragazza finalmente interessante, la più adatta anche per carattere e passioni. Quanto ad affinità fra le persone, se ne intendeva certo molto più di lui. Solo lei conosceva il suo reale algoritmo affettivo e le migliori corrispondenze possibili. Anche a lui venne da sorridere mentre apriva il cassetto del comò e tirava fuori una maglia che non aveva mai osato mettere. A detta di sua madre, era color burro e a lui quella definizione aveva sempre fatto un po' senso. Afferrò la giacca di velluto nero dal guardaroba e la indossò con cura, attento a non stropicciarla. Fissò i tre bottoni ricoperti di tessuto. Si chiude solo quello in mezzo, lo ripeteva sempre suo padre quando ancora viveva con loro. Sei perfetto, classico ma originale. Vai tranquillo, farei colpo stasera, lo rassicurò Mira con la sua voce così gradevole. Era diversa per ogni utente, modulata sulla base delle tonalità preferite, estrapolate dai gusti musicali e dalle reazioni emotive alle voci dei conoscenti. Giusto, sono carico, sono carico. Si ripeté Alessandro sulla porta d'ingresso. La chiuse di scatto dietro di sé. Mira si accertò che in casa non ci fosse nessuno, poi oscurò i vetri delle finestre e spense tutte le luci. Il codice, ordinò Vera. Suo padre stringeva il volante, puntando fisso la strada. Non aveva ancora aperto bocca da quando erano usciti di casa. Forse aveva disattivato la funzione di autoguida proprio per tenersi occupato e non sentirsi costretto a parlarle. Dovresti rivolgerti a lei con maggior rispetto, la rimproverò. Vera lo ignorò, avrebbe fatto una figura migliore se avesse continuato a starsene zitto. 8, 3, 6, 1, le rispose Mira con il solito tono suadente, impermeabile alle sue bizze. Mira era campionessa di pazienza. Grazie, credi che sarà una bella serata? Vera valutò che fosse meglio stare al gioco. Non doveva farsi sopraffare dalle emozioni, neanche da quelle che le suscitava suo padre, soprattutto da quelle. Ma certo, il programma sarà di tuo gradimento e vedrai che ragazzo dell'abbinamento ti aspetta. Non potevo indicartene uno più adatto, ma non voglio dirti di più per non rovinarti la sorpresa. Suo padre sorrise compiaciuto. Non era quello il termine giusto. E allora come si sarebbe definita? Nervosa, agitata, preoccupata, irritata, eccitata? Forse un po' tutte quelle cose insieme. Da una parte era consapevole che stava andando a una farsa, a un miserabile gioco cui sottostare per pura convenienza. Con Pam avevano deciso che sarebbe stato un buon modo per mimetizzarsi tra i compagni. E non destare troppo l'attenzione di Mira. In fondo dovevano vivere la vita di tutti. Però, d'altra parte, le seccava ammettere che quel miserabile gioco non le dispiaceva poi tanto. Ci trovava non so che di intrigante che la stuzzicava. Il viva voce della macchina squillò. Sul cruscotto schermo era comparsa la scritta ufficio. Il padre di Vera si affrettò a rifiutare la chiamata con il comando vocale. Non rispondi? Gli chiese lei. E la banca sarà una grana. Devono smetterla di considerarmi sempre a loro disposizione. Alle 9 di sera possono anche evitare di disturbarmi. Ci sono i miei colleghi di turno, che chiamino loro. Io ho già fatto il mio per oggi. Già, si limitò a commentare lei, e attraverso il finestrino lanciò uno sguardo ansioso alla scuola, in fondo alla strada, irriconoscibilmente illuminata a festa e sempre più vicina. Il ragazzo fece scorrere il dito sui fogli elettronici, toccò sullo schermo il codice corrispondente e vi fece comparire una spunta viola accanto. La maggior parte era già verde,
Match non è ancora effettuato, commentò, intercettando lo sguardo di Vera. Ma presto diventerà verde anche il tuo, provò a rassicurarla con un tono sdolcinato. Come se lei non conoscesse le regole e soprattutto come se fosse davvero preoccupata. Vera si trattenne ed evitò di gridargli in faccia tutta l'allergia che provava per quella situazione. Ma che cosa le era venuto in mente di accettare? Perché non aveva potuto fare come Pam ed evitarsi quella tortura? Ah già, le mancava la materia prima, ecco perché lei non aveva ancora un ragazzo, né vero né fittizio. Dovette ricordarselo per non esplodere. Quasi non riconobbe il luogo dove due volte alla settimana si allenava con la classe. Nella penombra appena colorata dei LED montati sulle americane, brillavano le spilline già attivate, abbinate a due a due. Cercò di identificare quelle ancora spente. La maggior parte si concentrava intorno all'open bar. Mentre si spostava in quella direzione, lanciò un'occhiata di compatimento alla band che strimpellava sul palco. Ma dove li avevano trovati? Erano a dir poco imbarazzanti. Mille volte meglio la musica sintetizzata di quello scempio dal vivo. Si accostò al tavolo apparecchiato di tutto punto e chiese al ragazzo con camicia e cravattino quali drink servissero. Era uno di quinta, molte sue compagne gli morivano dietro, ma solo una se l'era giudicato alla festa dell'abbinamento dell'anno prima. Tra gridolini di tripudio e selfie imbarazzanti, c'era andato solo per giocare e farsi ammirare, lui che non aveva certo bisogno di aiuto per trovare una ragazza. Lo guardò fisso in faccia e non gli sfuggì l'aria poco sveglia. Lui sfoderò uno dei sorrisi ammaliatori che lo avevano reso così popolare, assieme ai bicipiti e ai pettorali accuratamente scolpiti, e farfugliò una serie di nomi improbabili di cocktail. Ci abbinò anche una voce impostata, vagamente sexy, o almeno così avrebbe voluto essere nelle sue intenzioni. «Sangue diamante!» ordinò alla fine Vera, incerta se esserne più divertita o disgustata. Non amava particolarmente il succo di melograno, ma era il meno peggio tra le brodaglie che l'aveva proposto, e comunque sentiva il disperato bisogno di stringere un bicchiere. Almeno avrebbe saputo dove mettere le mani. «Se non mi sbaglio, dovresti essere tu!» Le bisbigliò un tipo alle spalle. Lei si voltò e lo fissò. Giacca di velluto nero, sopra un originale maglioncino color crema, a collo alto. Lo aveva già notato. Non che ci volesse molto, era uno dei pochi a non indossare camicia e cravatta. Forse addirittura l'unico. E da un po' le ronzava intorno, lanciandole delle occhiate indagatorie, che non potevano passare inosservate. Non aveva puntato la sua spilla alla giacca, ma la stringeva tra le dita, senza mostrarla. «Posso? Sono convinto che dovresti essere tu», disse, e senza attendere risposta, la sovrappose a quella di Vera, in bella mostra sulla sciarpina di lame al collo. Si illuminarono entrambe. Anche il volto di lei si illuminò quando lui le mostrò la sua. «Non ci posso credere», le sfuggì. Su quella del ragazzo si erano appena attivati dei pattini con le lame. «A cosa non puoi credere?» le chiese lui. «Che davvero ti piace il pattinaggio sul ghiaccio?» rispose. «A me? Ma se lo adoro! E ti dirò di più, me la cavo bene anche in pista!» «Non siamo in molti ad apprezzarlo», commentò Vera stupita. «E ancora in meno a cavarcela in pista!» Gli strappò un sorriso, infinitamente più espressivo di quello fisso del quarterback alle sue spalle, che a malapena riusciva a ricordare i nomi dei cocktail. «Verissimo, siamo in pochi. Ma Mira fa le cose per bene, sa tutto di noi, passioni comprese, e ci abbina meglio di come potremmo fare noi stessi». Era l'anno 1932, quello della mia nascita. L'estate stava per finire e lentamente lasciava il posto all'autunno, che in quel paese arrampicato sulla collina ogni anno iniziava presto con pioggia e freddo. Le case si posavano sulle rocce, formate in parte di gesso, e da lì infatti deriva il nome di gessopalina. Le piccole abitazioni, dunque, erano interrate nelle rocce, come pure le scale, le nicchie sui muri e i camini. Esse apparivano addossate gli uni agli altri e seguivano le alture delle colline, così da sembrare agli occhi dei pochi visitatori di allora, soprattutto d'inverno, come dei piccoli quadri imbiancati, posti lì, dalle mani di Dio. Era quella del paese la parte più antica, con origini medievali, e dominava la valle dell'Aventino. Dall'alta angolatura, verso sud, si erge una grande roccia chiamata la Morgia,
dove a quei tempi venne attivata una cava da cui furono ricavate le pietre per la ricostruzione del paese nuovo e anche dei paesi circostanti, dopo la distruzione del terremoto e della guerra. Così era allora il mio paese, povero, rotto, sprofondato, con tanta rabbia dentro per le miserie di una guerra subita e non voluta, risorto, grazie alla forza e alla reciproca solidarietà di un popolo unito dagli stenti e dalle sventure condivise. Dal libro Sotto l'ombra della grande quercia, L'infanzia serena, Tina e il suo cavallo bianco. Tina, svegliati, dai che è tardi. Stamattina devi preparare e pulire la stalla, governare gli animali e sellare il cavallo. Forza, alzati. Tua sorella Diana ha già preparato la colazione, latte caldo con il pane abbrustolito. Sono le 5 di mattina ed è già tardi, poi devi andare a preparare i campi per la semina. Ricordo mia madre che usava svegliarci così la mattina. Fin da piccoli dovevamo contribuire ai lavori fuori e dentro casa per riuscire a far quadrare il bilancio, non economico, ma di semplice sopravvivenza per tutta la famiglia. Era la fine degli anni 30, periodo in cui già si sentiva odore di fame e di guerra. Io con la mia famiglia abitavo in un paesino piccolo, distribuito in un vasto territorio, con tante piccole contrade intorno, ove risiedevano altre famiglie, formando delle vere e proprie comunità. A quei tempi la vita era dura, molta gente non riusciva, nonostante i lavori di campagna, a mettere più di un pasto al giorno sulla loro umile tavola. Si nutriva di quel poco che i loro animali riuscivano a dare, latte, qualche uovo e farine per pane, pasta o polente. La nostra casa si trovava in un vico del paese. A noi all'epoca eravamo una delle poche famiglie dove sì c'erano ristrettezze, ma la fame non l'abbiamo mai vissuta, soprattutto grazie al nostro duro lavoro. Quella mattina non mi andava di uscire da solo per governare i nostri animali e cercavo di svignarmela protestando come potevo. D'altronde, a quell'epoca, ero solo una bambina di 8 anni e frequentavo la seconda elementare. Anche a scuola non è che mi dedicassi più di tanto. Ero un tipino piuttosto ribelle e mascolina. Amavo sellare il cavallo e fare lunghe cavalcate nella campagna con l'aria fresca che mi soffiava sul viso. Volevo fare le stesse cose che faceva Saverio, mio fratello, unico figlio maschio della nostra stirpe, colui a cui era concesso tutto, lavorando meno di noi sorelle. Poesia dialettale dedicata al borgo antico di Gessopalena. A mondo per la terra. Mura de case rotte, prete che parla, montagna maestosa in quel raggio di sole, cielo che dice dentro a st'immensa valle, una rondine se pose, a nuvole vola. A mondo per la terra ci viaggia l'amore, e senti cillit che canta la mattina, a donne se parla, perché si ascolta sola, a notte stelle d'oro nel lago vicino. Sospiri a remire in quello sorriso, te de nu pizzica la faccia e pienza, forse mi so morto, mi trovo in paradiso, forse dormo e so perso le sienze. Una storia triste per ogni liscia prete, uno squarcio di casa in che focolare ritte, una porta di una chiesa che ancora prega, per anime lontane, care e afflitte. E sopra stu col sole, rare, amare, se guarda campagne nude, fredde e neve, de fronte la maiello colura e mare, e l'occhio si inganda e si avvicina sera. Questa è la madre ereditata a terra, a dolo gesse natura e mastre, a donne se pensa a passate guerre, t'arguard che è la casa te e basta. Respiri aria pura, limpida, pulita, fatta di pace, panghine vecchie e stanche, adore di profumo fresche e fiorite, attorno ste 4 case nude e bianche. E oggi posso morire che coro contente, sopra sto belle care, amate mondo. Haruki Murakami, 1942, famoso per i nomi e rosi riferimenti musicali presenti nei suoi romanzi.
non poteva sottrarsi al fascino del celebre cortometraggio di Michael Jackson, Thriller, 1983, che ispira questo racconto, collocato sul turno confine che separa la realtà dal sogno e dall'immaginazione. La passeggiata romantica di una coppia che si trasforma inaspettatamente in un incubo, la normalità di un sereno rapporto affettivo si interrompe bruscamente e senza apparentemente motivo, sfociando in un violento e improvviso attacco. La rapida successione di fulmine capovolgimento lascia stordito il lettore, che stenta e interpreta razionalmente ciò che sta succedendo. Poi la spiegazione arriva, ma è solo un interludio, prima che l'incubo ricominci, questa volta con un inquietante finale sospeso. L'uomo e la donna camminavano lungo la strada. La strada costeggiava il cimitero. Era notte fonda, c'era pure la nebbia. I due non avrebbero voluto camminare in un luogo simile a quell'ora. Erano stati costretti alle circostanze. Si tenevano stretti per mano e procedevano a passo spedito. «Sembra il video di Michael Jackson», disse la donna. «Sì, con le tombe che si aprono», disse l'uomo. In quel momento si udì un suono stridente, come se qualcosa di pesante fosse stato spostato. I due si fermarono istintivamente e si guardarono. L'uomo rise. «Va tutto bene, non c'è ragione di agitarsi. Deve essere stato uno sprecare di rami, sarà per il vento». Però non c'era nemmeno un soffio di vento. La donna si guardò intorno e trattenne il respiro. Aveva una sensazione sgradevole, il presentimento che stesse per accadere qualcosa di brutto. L'apparizione degli zombie, ma non si vedeva nulla. Nessun segno che i morti si fossero risvegliati. I due ripresero a camminare. La donna aveva l'impressione che il viso dell'uomo fosse stranamente vivo. «Perché cammini in modo così assurdo?» chiese lui tutto a un tratto. «Io?» chiese la donna stupita. «Davvero un modo di camminare così assurdo? Inguardabile», disse lui. «Davvero? Cammini con i piedi a papera». La donna si morse le labbra. Forse era vero che aveva quella tendenza. Lo dimostrava il fatto che le sue scarpe si consumavano soprattutto da un lato, ma non le sembrava un difetto, tanto grave che lui dovesse dirglielo in maniera così brutale. Preferì rimanere in silenzio. Amava quell'uomo e lui aveva lei. Dovevano sposarsi di lì a un mese. Non era il caso di mettersi a litigare per una stupidaggine come quella. Forse era vero che camminava con i piedi a papera, ma che importava? «È la prima volta che sto con una donna che cammina con i piedi a papera». «Ah sì?» fece lei con un sorriso forzato. «Che fosse ubriaco?» «No, era certo che non aveva bevuto per niente». «E poi, hai quei tre nei nell'orecchio», disse l'uomo. «Quali nei?» disse la donna. «In quale orecchio?» «In quello destro, all'interno dell'orecchio destro. Hai tre nei, brutti come pochi». «Ti danno fastidio i nei?» «Mi danno fastidio i nei brutti, perché...» «Perché? Perché esiste al mondo qualcuno a cui potrebbe piacere?» La donna si morse le labbra più forte. «E poi a volte ti puzzano le ascelle», continuò l'uomo, «è da tempo che questa cosa mi urta. Se ti avessi incontrato d'estate non mi sarei mai messo con te». La donna sospirò, quindi staccò la mano da quella di lui. «E aspetta un momento, che modo è questo di parlare? Stai davvero esagerando, finora non avevi mai... Hai perfino il collo della camicetta sporca. La camicetta che porti oggi, questa, perché sei così sciatta. Come mai non riesci a fare nemmeno una cosa in modo decente?» La donna tacque, era talmente arrabbiata che non riusciva a parlare. «Un'infinità di cose da dirti, lo hai capito? I piedi a papera, le ascelle, la camicetta sporca, i nei nell'orecchio sono solo una piccola parte. Per esempio, perché porti quegli occhiali che ti stanno da schifo? Se devi portare orecchini così, tanto vale che ti metti un anello al naso. Con il doppio mento che ti ritrovi ti starebbe bene. Parlando di doppio mento, tua madre ha una vera faccia da maiale. Un maiale che grunisce. E il ritratto di come sarai tu tra 20 anni, quando hai ingordigia, tu e tua madre siete identiche.
state sempre a ingozzarvi, ma anche tuo padre fa schifo, non sa nemmeno scrivere come si deve. Poco tempo fa ha scritto una lettera ai miei, che a leggerla si piegavano da ridere. Secondo loro era scritta con i piedi. Mi sa che non ho fatto niente elementare, povero fesso. Che famiglia di schifo. Il degrado della civiltà. Bisognerebbe cospargervi di benzina e darvi fuoco. Con il grasso che avete brucereste in fretta. Se ti faccio tanto schifo, perché mi vuoi sposare? L'uomo ignorò la domanda. Sei una scrofa, disse. La donna sconvolta si fermò. In tutto questo tempo, tu, fece per dire. In quel momento, all'improvviso, l'uomo si prese la testa tra le mani e poi contorse il viso in una smorfia di dolore e cadde piegato a terra. Si ficcò le unghie nelle tempie. Mi fa male, gridò. Mi si spacca la testa. Ho un dolore terribile. Tutto bene? Chiese la donna. Ma che? Tutto bene. È un dolore insopportabile. Sento la pelle che brucia come se andasse a fuoco. La donna toccò il viso dell'uomo. La sua pelle scottava come se stesse bruciando. Provò ad accarezzarla, ma al suo tocco la pelle si lacerò aprendosi, come fosse una pellicola sottilissima. Sotto apparve la carne rossa e viscida. La donna deglutì e indireggiò con un balzo. L'uomo si alzò, fece un ghigno, poi con le mani cominciò a strapparsi rapidamente la pelle dal viso. Le pupille pendevano dalle orbite, dal naso restavano solo due fori scuri. Le labbra erano scomparse, mettendo in mostra la dentatura, che disegnava un sorriso sinistro. Se mi sono messa con te è per mangiare la tua carne, che sembra quella di un maiale. Che altra ragione potevo avere per stare con te? Com'è? Non arrivi a capirlo? Possibile che sei così idiota, ma tanto idiota? Poi quella massa di carne viva si lanciò verso di lei per raggiungerla. Lei si mise a correre più forte che poteva, ma non riuscì a sfuggire a quella massa di carne che la inseguiva. Ai confini del cimitero, quelle mani viscide l'afferrarono per il collo della camicetta. La donna lanciò un grido disperato. L'uomo la teneva abbracciata. La donna aveva la gola secca. Lui la guardava sorridendo. La donna si sollevò e si guardò intorno. Erano nelle acque della loro stanza. In un albergo sul lago, lei scosse la testa. Ho urlato. Un urlo terribile, rise lui. Un urlo di disperazione. Pensò che nell'albergo ti abbiano sentito tutti. Spero non pensino che ci sia stato un omicidio. Mi dispiace, disse la donna. Figurati, disse l'uomo. Hai fatto un brutto sogno? Un sogno orrendo, inimmaginabile. Vuoi raccontarmelo? No, non mi va di parlarne, disse la donna. Invece è meglio se ne parli. Se lo racconti, quella brutta sensazione sparirà. No, in questo momento non mi va. Rimasero per qualche istante in silenzio. La donna era nelle braccia dell'uomo, stretto contro il suo petto nudo. In lontananza si sentiva un gracidare di rana. Il battito del cuore di lui era sicuro e regolare. Senti, disse a un tratto la donna, voglio chiederti una cosa. Dimmi, per caso ho dei nei nell'orecchio? Nei, disse lui. Stai parlando di quei tre brutti nei che hai nell'orecchio destro? La donna chiuse gli occhi. Non è finita, pensò. La caverna dell'orso. Rosny Henné, pseudonimo di Joseph Henry Honoré Bex, e insieme a Jules Verne e Wells, uno dei grandi precursori della moderna letteratura fantascientifica. Nel romanzo La guerra del fuoco, egli tratteggia una visione mitica e violenta dell'umanità. Il mondo preistorico rappresenta un universo alieno che l'uomo deve indagare e spiegare attraverso una maggiore conoscenza dei suoi impulsi, dominati dall'istinto di sopravvivenza e dalla forza bruta, anche se la ragione appare già come lo strumento destinato a governare su ogni altro elemento.
Nel 1982 il regista francese Arnaud ha tratto un film dal titolo omonimo. Nel brano che segue, Noah, Go e Nem, tre guerrieri della tribù Sapiens degli Ulemer, hanno trovato rifugio in una caverna, dove hanno potuto assistere al ciclopico duello tra un gruppo di mammut e uno dei giganteschi tori, gli Uri. Ora però devono fare i conti con il padrone di casa, un orso grigio delle proporzioni gigantesche, fermamente deciso a divorare tre intrusi. Go, rimasto a vegliare, stava ritto all'ingresso della caverna. Era stanco, il suo pensiero raro e fuggevole languinava e si riaccendeva soltanto, debolmente. Al passare di qualche rumore improvviso, di qualche odore nuovo più forte, o al cedere e al risollevarsi del vento, egli viveva in un sopore in cui tutto si intorportiva, tranne il senso del pericolo e della necessità di non dormire. La fuga brusca di una saiga gli fece alzare il capo. Allora intravide, sull'altra sponda del fiume, un'ombra massiccia che camminava oscillando, le membra pesanti e agili ad un tempo, la testa solida, delle mascelle affilate, una qualche bizzarra somiglianza umana, rivelavano l'orso. Go conosceva l'orso delle caverne, colosso dalla fronte conversa che viveva pacificamente nei suoi rifugi e i suoi pascoli, piantivoro che soltanto la fame introduceva talvolta a cibarsi di carne. Non è per il tram lo devo prendere per 5 anni alla settimana, ma non mi pesa tutto quello che viene prima. Quando sono ancora a casa al buio la luce non la posso accendere, se no mia madre si sveglia e, visto che viene a letto così tardi, meglio di no. Mi pesa che devo lavarmi al freddo perché il riscaldamento non è ancora partito, mettermi sul latte nel pentolino e stare attento quando scrivo non si metta a bollire, se no se nasce tutto sul fuoco ed è incredibile quanto puzza il latte quando cade sul fuoco. Veramente, me lo preparerebbe volentieri Zelza la colazione, ma siccome è molto grossa, se si alza troppo presto, le gira la testa e potrebbe cadere. Mia madre mi ha detto, vuoi mica far cadere Zelza? Io faccio la zuppa nel latte caldo, prendo il pane e lo rompo a pezzi, lo lascio un po' così a galleggiare che diventa morbido e poi me lo mangio. E l'ultima cosa che mi pesa, la zuppa, perché sono ancora a casa tutto solo, mezzo al buio e al freddo, e mi sembra che solo a me è toccata una vita dove inzuppi il pane al buio. Adesso che esco invece mi passa tutto, perché vedo che la gente è già tutta fuori, un mucchio di persone si sono già lavate in bagno, si sono vestite e hanno fatto colazione, magari proprio con una zuppa come la mia, e sono uscite. E secondo me tutto questo senza fare tante storie, nel senso che loro non al buio al soli, però poi sembrano felici a prendersi il loro bravo tram e non dicono niente. E allora cosa dovrei dire io, che sono il più fortunato di tutti perché vado al liceo, non al lavoro o in una scoletta da ridere? Il figlio della saiga non provò il timore improvviso che avrebbe provato all'avvicinarsi una tigre, poiché, avendo incontrato l'orso delle caverne, lo aveva giudicato noncurante e benevolo. Questo ricordo lo tranquillizzò da prima, ma l'atteggiamento della belva gli parve sempre più minaccioso quanto più si precisava il suo profilo. Gov decise di ricorrere al capo, gli bastò toccargli una mano. L'alta statura di Noah sorse immediatamente nell'ombra. «Che vuole, Gau?» disse il figlio del leopardo, avanzandosi fino alla sfoglia della caverna. Il giovane nomade stese la mano verso la cima della collina. Il volto del capo espresse la costernazione. «E l'orso grigio!» Il suo sguardo esaminava la caverna. Egli non aveva trascurato di ammucchiare presso la sfoglia delle pietre e dei rami. Vi erano delle vicinanze... in vicinanza e mediante alcuni magici per mezzo dei quali sarebbe stato facile ostruire l'ingresso. Ma Nao pensava di piuttosto a sfuggire, e la fuga non era possibile che dalla parte del piccolo lago. Se un animale è veloce, inastancabile e ostinato, si fosse deciso all'inseguimento, avrebbe quasi sicuramente raggiunto i fuggiaschi. Unica risorsa: arrampicarsi sull'albero. L'orso grigio non si arrampicava,
però sarebbe stato capace di aspettare per un tempo indefinito. E d'altronde non si vedevano lì intorno che degli alberi dai rami sottili. La belva aveva scorto Gau, accoccolandolo, semi nascosto fra i macini, attento a non permettersi alcun movimento inutile. O era l'abitatore della caverna che vi ritornava dopo un lungo viaggio. Mentre Nao pensava a tutto questo, l'orso cominciò a scendere per la rapida china. Quando ebbe raggiunto un terreno meno incomodo, alzò il capo, fiutò l'atmosfera umidicia e si mise a trottare. Per un momento i due guerrieri sperarono che si allontanasse, ma s'arrestò. Invece nel punto in cui la sporgenza della roccia era accessibile, ogni tentativo di fuga ormai sarebbe stato vano. Al di sopra della caverna la sporgenza si interrompeva, la roccia era picco. Al di sotto la fuga sarebbe dovuta avvenire davanti agli occhi dell'orso, che certamente avrebbe fatto in tempo ad attraversare il fiumicello e a sbarrare il passo dei tre uomini. Bisognava dunque aspettare che la belva si allontanasse o venisse all'assalto. Noah svegliò Nam e tutti e tre si diedero a smuovere dei macigni. Dopo qualche momento di esitazione, l'orso si decise a passare il fiume. Approdò con calma e cominciò a salire su per la sporgenza della roccia. Man mano che si avvicinava, si distingueva meglio la struttura muscolosa. I suoi denti luccicavano e quando a quando il chiarire lunare. Nam e Gau tremavano, l'amore della vita gonfiava i loro cuori. L'istinto della debolezza umana pesava sul loro respiro, la loro giovinezza palpitava come palpita nel timido petto degli uccelli. Lo stesso Nao non si sentiva tranquillo, egli conosceva l'avversario e sapeva che per annientare tre uomini gli sarebbe bastato uno sforzo minimo. La pelle dura, le ossa di granito della belva terribile erano quasi invulnerabili. Contro di essa la zanchiglia, l'accetta e lo schidione sarebbe stati quasi inutili. Intanto i nomadi finivano di ammucchiare i macigni. Ormai non rimaneva che una stretta apertura, a destra ad altezza d'uomo. L'orso, quando fu vicino, agitò la testa minacciosa e guardò sorpreso. Poiché quantunque avesse fiutato la presenza degli uomini, quantunque avesse udito il rumore del lavoro, lo stupiva il veder chiuso l'asilo in cui aveva vissuto per tante stagioni. Il suo istinto oscuro gli fece intuire oscuramente una relazione fra la chiusura della caverna e gli esseri che la occupavano. D'altronde, avendo fiutato dell'odore degli animali deboli dei quali si proponeva di pascersi, non manifestò alcuna prudenza, ma era perplesso. Si stirava al chiaro degli ora, ben sondate le lembra nella folta pigigera, mostrando il largo petto accendato e dove andando, la testa con incio aguzza. Poi si ritirò ad un tratto senza ragione, poiché era un rumor treto, brutale, insensibile alla gioia ed esisme grida e roche. Il paziente infine si rizzò sulle zampe posteriori e parava allora un uomo smurato e sviloso, dalle gambe troppo brevi, del torso cosasele, sicino verso l'apertura rimasta, guardando fissamente dentro la caverna. Nella penombra tenevano pronto le loro accette. Il pio del leopardo alzava già la sua clava. I tre uomini, aspettando che l'animale tendesse le zampe per ferirle subito, ma esso protese invece l'enorme cranio, la fronte feltrata, le labbra bavose e i denti delle punte acutissime. Le accette vennero vibrate, la clava volteggiò, imponente fra le sporgenze dell'apertura, l'orso muggì e indietreggiò. Non era ferito, nessuna traccia di sangue gli arrostiva il muso. L'agitarsi delle sue mascelle, la forforescenza delle sue pupille rilevavano l'indignazione dell'offesa della forza. Sentimento tenne conto della lezione e cambiò tattica. Animale scavatore dotato di un senso raffinato degli ostacoli. Sapeva che talvolta è preferibile abbatterli piuttosto che arrischiarsi
in un passaggio pericoloso. Tastò la muraglia, la spinse, essa vibrò agli urti formidabili. L'orso, aumentando il suo sforzo, lavorando di spalle, spingendo anche con la testa, ora si avventava contro la barriera, ora la attirava a sé con gli artigli lucenti. Non tardò e così a farne cadere una parte e scoperto un punto debole, la fece oscillare, allora si accanì sullo stesso punto, tanto più favorevole, in quanto che le braccia degli uomini erano troppo corte per raggiungervi. D'altronde, essi non persero tempo in inutili sforzi. Noah e Gav, inarcandosi contro i macigni, riuscirono ad impedire che oscillassero alle spinte dell'orso, mentre Nam, affacciato all'apertura, aspettava il momento propizio per piantare una freccia nell'occhio della belva. L'assalitore si accorse in breve che il punto debole non cedeva più ai suoi sforzi. Quel mutamento incomprensibile che smentiva la sua lunga esperienza lo stupì e lo esasperò. Si fermò, sedette sul deretano, osservò la muraglia, la fiutò, agitando il capo con un'aria di incredulità. Infine, credette forse di esserci ingannato, ritornò verso l'ostacolo. Diede una zampata, una spallata ai macigni e, avendo constatato che la resistenza non cessava, si abbandonò alla brutalità del suo carattere. L'apertura rimasta lo ipnotizzò. Comprendendo che era l'unico passaggio possibile, si scagliò violentemente verso di esso. Una zagaglia sibilò e lo colpì presso una palpebra, ma senza rallentare il suo assalto, che fu irresistibile. Tutta quella viva macchina impetuosa, quell'ammasso di carne di cui il sangue scorreva come un torrente, centuplicò le proprie energie e la barriera crollò. Nao e Gao erano balzati verso il fondo della caverna. Nam fu afferrato dalle zampe mostruose. Egli non pensava affatto a difendersi. Fu simile all'antilope raggiunta dalla grande pantera, al cavallo atterrato dal leone. Stese le braccia, spalancata la bocca, aspettò la morte in una crisi di torpore. Ma Nao, dapprima sorpreso, non tardò a riacquistare l'odore combattivo, l'ardore combattivo, che genera i capi e mantiene viva la specie. Come Nam si abbandonava rassegnato, così egli abbandonò tutta la lotta. Gettò l'accetta, che giudicò inutile. Afferrò a due mani la clava di quercia, irta di nodosità. Belva lo vide avanzarsi, rinunciò ad annientare subito la debole preda che palpitava fra le sue zampe e proiettò contro l'avversario, fulmineante, tutta la propria forza, mentre l'appunto all'umar vibrava il suo colpo. La clava toccò il segno per prima, piombò sulla mascella dell'orso, una delle sue punte toccò le nari. Per quanto caduto si sbiccò di sbicco e non abbastanza efficace, il colpo produsse tanto dolore che la belva piegò indietro senza potersi scrivere degli artigli e dei denti. Il secondo colpo del nomade, seguendo immediatamente il primo rimbalzo sul cranio indistruttibile dell'enorme animale, e che riavutosi riassaliva già freneticamente, si rifugiò nell'ombra dietro una sporgenza della roccia, cosicché nel momento supremo il grande slancio dell'orso si infranse violentemente contro il basalto in un urto doloroso. Mentre la belva barcollava stordita, Naole si riavvicinò obliquamente e con un gran grido di guerra le vibrò sulle lunghe vette per un altro colpo della sua mazza pesantissima. Le vertebre scricchiolarono, la belva indebolita anche dall'urto contro la roccia, vacillò sulle proprie zampe, e Nao, ebro di salva energia, continuò a colpirla, senza un istante di tregua, alle nari, alle zampe, alle mascelle, mentre Nam e Gav le squarciavano il ventre a colpi d'accetta. Quando finalmente il mostro cessò di agitarsi, i nomadi si guardarono, muti, ansanti. Fu un momento prodigioso. Nao poteva ormai essere considerato come il più forte di tutti gli Ularm
è di tutti gli uomini, poiché né Faun, né Ho, figlio della tigre, né alcuno dei misteriosi guerrieri dei quali Gun dalle ossa dure rievocava spesso la memoria, avevano mai abbattuto un orso grigio a colpi di clava. E la leggenda si colpì nel cranio dei giovani per essere poi trasmessa alle generazioni future e nutrirne l'orgoglio e la speranza. Ma non era affatto sicuro che Nam, Gao e Nao non dovessero perire nel loro tentativo di riconquista del fuoco. La tensione era alle stelle. Nessuno sapeva cosa il master avrebbe annunciato. In ogni edizione le prove cambiavano per numero e svolgimento. L'unica costante era la competizione. Nonostante tanti sorrisi di circostanza e l'atmosfera gioiosa, nello studio 1 si sarebbe consumata una guerra. Sarebbe stata una guerra pulita, senza sangue né ferite, reale ed etica. Nessun posto per scorrettezze o sotterfugi, nemmeno per trucchetti o sgambetti. La vittoria sarebbe stata il meritato premio dei più intelligenti e dei più acuti, dei più dotati, mai e poi mai dei bruti e dei violenti, tantomeno dei furbetti. Non per questo, però, la lotta sarebbe stata meno spietata. Adam B. ricordò in un lampo tutto ciò che gli era stato insegnato in tanti anni vissuti dentro le file della ribellione e fu grato ai capi che gli avevano aperto gli occhi. Era certo di essere il solo, fra tutti gli eccelsi, a capire davvero cosa stesse accadendo in quel posto. Il GST era una grande mistificazione che viveva le medesime contraddizioni del sistema. Ambiva a celebrare un'umanità redenta dalla scienza, tenendo al contempo nascosto il conflitto sociale su cui si basava. Tutto sepolto, tutto sotto la cenere. Una facciata ipocrita dietro cui si celava una realtà di sfruttamento dei più deboli da parte dei più forti, dei presunti più dotati di nascita sugli sfavoriti. Era la menzogna che la ribellione le aveva insegnato ad odiare. Combatterla era diventato lo scopo della sua esistenza. La musica intanto continuava, sempre eccessiva. Le immagini sincronizzate con il suo ritmo frenetico alternavano sugli schermi i volti degli eccelsi. Gli occhi dei ragazzi erano incollati al grande schermo centrale, quasi ipnotizzati. Eccelsi, eccelsi, eccelsi. Il pubblico presente scandiva le sillabe accompagnandole con i battimani. Adam P. avvertì tutta la difficoltà di non farsi travolgere dalle emozioni. Era quasi impossibile restare immuni all'entusiasmo generale e non farsi contagiare dall'eccitazione frenetica che elettrizzava l'aria. Mantenere la lucidità sulla sua missione, senza cascare nel tranello della retorica del sistema, era una priorità assoluta, ma non sarebbe stato uno scherzo. Percepì il bisogno di ripetere a se stesso la frase che tante volte si era sentito rivolgere dai suoi: tu sei il prescelto, tu sovvertirai il sistema. Raddrizzò la schiena. All'improvviso sullo schermo centrale si fissò una ripresa d'insieme. Un telendrone li stava inquadrando tutti e 15 dall'alto. Adam P. lanciò un'occhiata ai rapì. Seduta pochi posti più in là, verso destra, aveva accanto Matt P. Non appena agganciò il suo sguardo, lei lo contraccambiò dura e alzò di nuovo il dito medio nella sua direzione, conquistando all'istante 1520 fan. Adam P. scosse la testa. Si chiese se quella ragazza avrebbe mai smesso di essere così prevedibile. Nonostante tutto, non riusciva a togliersi il dubbio che anche lei stesse recitando una parte. Matt P., invece, non lo notò nemmeno in crisi com'era. Sudato, teneva gli occhi sbarrati, pronto a scattare come una molla tirata. Il master chiese il silenzio e la sala si zittì di colpo. Nessuno osava fiatare. Benvenuti, arrivi a tutti voi il mio più cordiale saluto in questa specialissima edizione del grande spettacolo dei talenti, dedicata alla nostra generazione 20. Renzo, arrivato dunque sotto le mura, si fermò a guardarvi intorno, da nessuna parte, nessun segno d'uomini viventi. Il tempo era chiuso, l'aria pesante, il cielo velato per tutto da una nuvola o da un nebbione, uguale, inerte, che pareva negare il sole, senza prometter la pioggia.
La campagna d'intorno parte incolta e tutta arida, ogni verzura scolorita e neppure una gocciola di rugiada sulle foglie passe e cascanti. Per di più, quella solitudine, quel silenzio, così vicino ad una grande città, aggiungevano una nuova costernazione all'inquietudine di Renzo e rendevano più tetri tutti i suoi pensieri. «Un cristiano, finalmente», disse tra sé e si voltò subito da quella parte, pensando di farsi insegnare la strada da lui. Questo pure aveva visto il forestiero che s'avanzava e andava squadrandolo da lontano con uno sguardo sospettoso. Ma questo, stranunando gli occhi affatto, fece un passo addietro, alzò un odoroso bastone e, voltata la punta che era di ferro, alla vista di Renzo gridò «Via! Via! Via!» Renzo sente avvicinarsi sempre più il rumore e vede spuntare dalla cantonata della chiesa un uomo che scoteva un campanello. Era un apparitore. E dietro a lui due cavalli, che allungando il collo e puntando le zampe, venivano avanti a fatica. E strascinato da quelli, un carro di morti. E dopo quello un altro. E poi un altro. E un altro. Morti forse i due terzi dei cittadini, andati via o ammalati una buona parte del resto. Dei pochi che andavano per le strade, non se ne sarebbe incontrato uno solo in cui non si vedesse qualcosa di strano e che dava indizio di una funesta mutazione di cose. Si vedevano gli uomini più qualificati, senza cappa né mantello, senza sottana i preti. Negletta e trasandata ogni persona. Gli amici, quando pur due si incontrassero per la strada, si salutavano di lontano, con cenni taciti e frettolosi. Ognuno camminando aveva molto da fare per scansare gli schifosi e mortiferi inciampi di cui il terreno era sparso. Scendeva dalla soglia di uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa, e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione, da un languor mortale, quella bellezza molle, a un tempo e maestosa, che brilla nel sangue lombardo. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Nella teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva. Se non che una manina bianca, a guisa di cera, spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre, con un abbandono più forte del sonno. Un turpe manatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però di insolito rispetto, con un'esitazione involontaria. Ma quella no, disse. Non me la toccate per ora, devo metterla io su quel carro. Prendete. Così dicendo aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il manatto le tese. Poi continuò. Promettetemi di non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sottoterra così.